Salve gente, qui è il vostro Manuel, bentornati amici miei, oggi ci troviamo qui sulla serie di God of War Ascension HD. Ragazzuoli, nello scorso episodio, no, a quanto pare la magia ce l'ho, quindi siamo belli tranquilli. Ragazzuoli, se vi siete persi lo scorso episodio vi invito a riprenderlo immediatamente, anche perché abbiamo affrontato addirittura i centauri mai visti attualmente in questa saga. Allora, quindi qui abbiamo da rompere la nostra catena per proseguire avanti. Naturalmente io vi invito subito a lasciare un bel like, e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. C'è un corpo qua, non gli posso fare niente, qui ci deve essere per forza un segreto. Ragazzuoli, comunque io vi invito subito a lasciare un bel like, eccolo, e lasciate mi raccomando anche una bella iscrizione al canale se vi piace tutto quello che portiamo sul canale. Allora, ringrazio veramente tutti coloro che lo fanno, veramente. Allora, amici miei, procediamo. Non so più parlare, è da un bel po' che non registro, devo dire la verità. Ogni tanto con la scuola mi perdo veramente troppo, veramente troppo. Allora, è molto semplice come enigma. Fatto questo, possiamo già anche andare qua. Ed eccoci. Dagli appunti di Archimede sono arrivati gli stolti. Hanno detto di essere stati mandati dalle sorelle impo dalle sorelle. Impossibile, non me permetterebbero a due come loro di rovinare la mia opera. Bah, non lo so, Archimede. Intanto la tua statua di Delo è veramente molto distrutta. E a quanto sembra, signori, io sto capendo che noi dobbiamo raggiungere quella lanterna che vedete proprio adesso. Quindi, vediamo ora come faremo. Bene, bene, bene. Allora, a me non sembra che mi stia dimenticando qualcosa. Anche perché se vado qui, praticamente ritorno alla parte dietro. Ok. Benissimo. Allora, andiamo. Oh, cavolo. Mancava pochissimo. Benissimo. Allora, magari cerchiamo anche di non fare cagate perché a nessuno piace morire e perdere tempo. Kratos stava camminando. Che cazzo è successo? Ocio, eh? Ok. Però c'è un piccolo problema, signori, perché io di fronte a me, oltre questa, come dire, signori, oltre queste scale dove mi posso arrampicare, c'erano delle casse. Volevo aprirle, ma non so come si apre. A meno che io possa scendere. Sembra, amici, sembra che ci sia un'arena qua sotto. Poi non lo so. Comunque, abbiamo, cazzo se ne abbiamo di energia. Quanto ne manca per potenziare le nostre lame? Ah, me le ha resettati. Ah, ok. Allora, cosa succede se io faccio così? Ah, perché c'è la catena, ok. Ok. Ah, raga, pensavo potessi scendere per andare ad aprire le nostre amiche casse. Regà, dovevo. Comunque, allora, facciamo veloce. Non c'è neanche bisogno di tagliare. Dai, Kratos, però ti devi sbrigare. Sto facendo attivo questo. E così loro dovrebbero, teoricamente il cazzo, perché non mi hanno fatto nulla. Ok, va bene, va bene, va bene. Dai, Kratos, non perdere tempo. Prendiamo queste. Comunque 25.000 per potenziare le lame del caos, veramente sono un po' troppi. Però va bene, basta. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo. Niente, quest'oggi, amici miei, distruggiamo proprio tutto. Caricamento lungo, cosa è successo? Ok. Magari io posso tornare indietro, c'è qualcosa? Assolutamente no. Salve, ragazzi.
Aspetta. Ecco, volevo fare un attimo così. Mamma mia. Certo che c'è da dire che questo nido è veramente molto resistente. Oh, vaffanculo. Ok, devo arrampicarmi? Esattamente. Il guanto di Apollo. Lasci un esercito allo sbando. Torna da noi, generale. Guidaci alla vittoria. Tu non esisti. Sei frutto della mia mente. Ritorna alle tue radici. Riscopri ciò che sei, spartano. Vogliamo solo riportarti a casa. La mia casa è Sparta! Questa non è casa. Mamma mia, sfondare le porte tipo Jason. Mostragli ciò che Sparta riserva ai traditori. Oh no, di nuovo lei. Infatti qui la stiamo affrontando prima che il Kratos si fosse liberato. Signori, voi siete tutto frutto della mia immaginazione, quindi sapete una cosa? Partiamo con le potenze dell'Ade. Bello, così. Ora faremo le cose a modo. Togliete di mezzo. Oh no, poverino. Ti faccio vedere io come si fa. Io voglio solo te. Oh cazzo. Ho parato però. Ehi, non ti permettere mai più. Aspetta un attimo. No, raga, ma aspetta, mi sale un dubbio. Stupido umano! Posso prendere lo scudo degli spartani? No, merda, sarebbe stato fantastico. Fanculo. Ah, sprecata. Di nuovo. Ma io faccio nulla. Ah, però questo vi fa molto. Ah, mi ha agganciato lei. Un attimo solo, ragazzi, eh? Allora,
Come l'attacco con lei che sta all'altro? Adesso sì che posso. Vai. Vai. Anche tu vai fuori. Però mi serve la lancia, esatto. Quindi se non li elimino ottenendo la lancia, non posso fare nulla. Raga, lo scudo spartano è potentissimo. Bene, facciamo questa. Anche se sei forte, morirai come qualunque mortale. Aspetta, aspetta, vai, vai, continua. Vai. Boom. Il mio braccio la pagherai. Vieni, sorella. Insieme sconfiggeremo questo bastardo. Oh, e mi permettete? Forza, Kratos. Vieni, tesoro. Se la sua unica moneta è il dolore, è con il dolore che lo ripagheremo. E vai, fatevi sotto, vai. Ok, però non è che vi dovete prendere. Mi occuperò io di lui. È inaccettabile. Kratos, spostati, mannaggia te. Mamma mia. Ho una voglia di farti il culo che non avete idea. Aia. Il traditore sarà punito! È invulnerabile! Anche adesso! Occhio! Adesso! Ti ucciderò personalmente. Vieni, sorella. Insieme sconfiggeremo questo bastardo. Nuovamente, eh? Ho detto basta. Pezzo di merda uccellaccio schifoso. Lui deve morire. Consegnerò questo mortale ad Ares. Ora gli restituiremo il favore. No, no, raga, non so se io ho fatto danno, non lo so. So solo che sto prendendo danno io. Aiuto. Non ha senso lasciarlo in piedi. Guarda, che fanno anche le combo. Ti sembra una vita degna di un guerriero? Non staremo a vedere, brutte troie. No, aiutatemi, anime dell'ape. È inaccettabile. Allora, se dovessi attaccare a distanza, questo non fa fuoco. Utile. Però devo togliermi...
Regà, ho capito che ti piacciono le cose a tre, però basta, mamma mia. Occhio. Bello, questo l'ho capito come schivare. Ah, sei stanca, Bello così, dai. Consegnerò questo mortale ad Arx. Togli di Kratos. Occhio. Merda. Cosa? Addirittura una lei invulnerabile? Lo sto vedendo, raga. Mamma mia, ma vi farò un culo che non avete la minima idea. Mamma mia, dura troppo poco. E quando lo trovo il tempo per attaccare? Allora, occhio, perché quella non la posso attaccare, è sicuro. Ok. Forza, Kratos. Aia. È arrivata la sorellastra. Attento, spartano. Un attimo solo, facciamoci un giro. Via. Quanto pare non mi ci fanno raggiungere. E adesso tocca a me. È il momento, Kratos. Ritorna al ruolo che ti spetta. Forse servendo con rispetto e con onore, potresti ascendere all'Olimpo. Non obbedirò mai più ad Ares. I tuoi metodi non funzionano, Megera. Me ne occupo io. Sì, tu tornerai. Solo morto. Avrei dovuto farlo tempo fa. Orcos? È colui che ti schieri, Spartano? Questa volta fallirete. Che cosa hai fatto? Maledetto, incapace! Trovateli! Non raggiungerai mai la lanterna, Spartano!
raggiungerai mai gli occhi ora che le mie madri sanno che li cerchi. Questa forza mi ha aiutato a fuggire dal centimane. E che ne sarà di te? Se fallisci, il mio destino sarà comunque segnato. Aletto ha distrutto l'unica via d'accesso alla lanterna. Prima avrei potuto spiegarti come arrivarci là. Ora dovrai trovare un'altra strada. No way, regà. A quanto pare il signor Orcos ci ha salvato. Le donne vanno, gli amici restano. Wow, che bel trofeo, cazzo. Simbolo del suo gravoso incarico come custode dei patti delle furie, la pietra permetteva a Orcos di essere in due luoghi contemporaneamente. Wow, che figata, regà. Giuramento di Orcos. Quindi tieni premuto R1, ma lo vedremo nel prossimo episodio, raga, perché quest'oggi abbiamo fatto veramente abbastanza. E io spero che il video vi sia piaciuto, è stato simile a quando lasciate un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi, abbiamo fatto una bella boss fight, attenzione. E questo anche ricollega che Megera all'inizio del nostro gameplay l'abbiamo incontrata già senza il braccio destro. Quindi da qui si spiega tutto. Comunque raga, azioni bellissime, tutte le cazzine stupenda e chissà che cosa ancora ci aspetterà. Ragazzuoli, io spero il video vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciate un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci becchiamo al prossimo video. Quindi il vostro Mario di quartiere, il vostro Kratos, è tutto. Bella.